Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari. In questa puntata parleremo di metabolismo basale, stile di vita, ghiandole endocrine, esercizi per i bicipiti e l'introduzione nell'anatomia. Buongiorno cari spettatori, con voi di nuovo Fit Blitz, che esce ogni lunedì alle 21 sul mio canale YouTube. Da oggi Fit Blitz consiste in 4 argomenti diversi e dura anche di più. Parliamo di alimentazione sportiva, endocrinologia, muscolazione e anche anatomia umana. Prima domanda è sull'alimentazione dello sportivo. Per mantenere un buon livello di salute, gli atleti devono soddisfare il loro fabbisogno energetico durante i periodi di allenamento pesante. Se la quantità dell'energia assunta non è giusta, si rischia la perdita muscolare e anche calo della performance. Inoltre, difficoltà di recupero, i problemi ormonali nelle donne, rischio di affaticamento. E non parliamo di infortuni e l'insorgenza delle varie malattie. Ti consiglio l'assunzione di 30 calorie per chilo di massa magra per le donne, come minimo. Per massa magra si intendono i muscoli. Per esempio, io peso 52 kg, ma la mia massa magra è di 36 kg. Quindi 36 per 30 calorie fa 1080 kcal dell'assunzione giornaliera e come il mio metabolismo basale. Quindi dovrei assumere non meno di 1080 calorie al giorno. Il fabbisogno calorico giornaliero dipende dal sesso, dall'età, dal peso e del patrimonio genetico. Inoltre dalla composizione corporea, dal programma di allenamento e dal livello di attività quotidiana. Cioè lo stile di vita, sedentario, attivo, molto attivo, poco attivo, eccetera. Ogni persona può stimare il proprio metabolismo basale in base all'attività quotidiana e al peso. Il metabolismo basale è la quantità delle calorie bruciate a riposo che serve al nostro organismo per mantenere le sue funzioni basali, il battito cardiaco, mantenimento e regolazione della temperatura corporea, respirazione polmonare. La regola generale è che l'uomo brucia 24 calorie per chilo di peso e la donna brucia 22 calorie per chilo di peso. Quindi con questo calcolo, che include non solo la massa magra, ma tutto il mio peso, io al giorno brucio più o meno 52 per 22, 1144 calorie al giorno. La seconda questione importante è il livello di attività fisica, ovvero il nostro stile di vita. Ogni stile di vita ha un indice. Sedentario ha l'indice di 1,2, attivo 1,5 e molto attivo 1,7. Quindi il nostro fabbisogno calorico giornaliero si può calcolare. Per esempio, se io sono molto attiva e il mio metabolismo basale è di 1080 calorie per l'indice 1,7 fa 1836 calorie. È il mio fabbisogno giornaliero nelle giornate di allenamenti pesanti o altre attività molto intensa. E questo per mantenere il peso corporeo costante. Se vogliamo dimagrire, dobbiamo diminuire questo numero delle calorie assunte, assumendo più calorie di quella cifra che abbiamo calcolato, ingrasserei e assumendo meno dimagrirei. Molto semplice. Nella prossima puntata parliamo dei carboidrati, cosa sono, a cosa servono e il fabbisogno giornaliero. La seconda domanda di questa puntata parla dell'endocrinologia. Beh, come prima puntata parleremo di cos'è l'endocrinologia, proprio genericamente. E poi nelle prossime puntate parleremo sempre più approfondendo l'argomento. Endocrinologia è quella branca della medicina interna che studia il sistema endocrino. Le patologie delle ghiandole a secrezione interna, cioè ormoni, loro produzione e azione. Quindi studia il sistema endocrino, le ghiandole, gli ormoni, la funzione degli ormoni, le azioni degli ormoni.
tutte le malattie che sono collegate a questo sistema. Le ghiandole endocrine versano gli ormoni direttamente nel sangue e nella linfa, raggiungendo così tutto il corpo, ovvero tutti gli organi e i tessuti. L'ormone è generalmente una sostanza di tipo proteico, glicoproteico o steroideo. La loro azione consiste nel stimolare le altre ghiandole e gli organi, definiti bersagli. Le ghiandole endocrine sono l'ipofisi, la tiroide, i surreni, ovaie, testicoli, pancreas e le mammelle. L'insieme di ghiandole e cellule endocrine costituiscono il sistema endocrino. Nelle prossime puntate parliamo di ognuna di queste ghiandole, delle loro funzioni e degli ormoni che secernano. Adesso vediamo qualche esercizio. Vediamo un esercizio che si chiama Curl con manubri. Si esegue la flessione delle avambraccia con la rotazione del polso oppure senza. Ci mettiamo in piedi oppure da sedute. Prendiamo i manubri, inspirare e flettere l'avambraccio, espirare alla fine. Ci sono tre modi di rotazione del polso. Se partiamo a martello e finiamo ruotando il polso verso fuori, prima che il movimento si conclude, avremo la predominanza del lavoro del bicipite. Se partiamo con i polsi a martello e finiamo senza ruotare i polsi, si sollecita intensamente il muscolo brachioradiale. Se partiamo con i polsi aperti e finiamo con i polsi aperti, quindi senza ruotare i polsi, si sollecita il bicipite ed il brachiale. Se invece vogliamo fare un esercizio di isolamento, da seduti impugniamo il manubrio in supinazione, appoggiamo il gomito sulla coscia, inspirare, flettere l'avambraccio ed espirare. Questo tipo di esercizio fa lavorare principalmente il bicipite ed il brachiale anteriore. Abbiamo visto qualche esercizio, quindi anche un po' di praticità. Adesso parliamo dell'ultimo argomento, anatomia umana. Oggi come prima puntata, anche come abbiamo fatto con l'endocrinologia, dico cosa studia l'anatomia e poi nelle prossime puntate parleremo sempre più approfondendo l'argomento. L'anatomia umana è un'accurata osservazione del corpo umano, ovvero uno studio delle strutture interne ed esterne del corpo umano e loro rapporto fra di loro. Ogni funzione è svolta nelle specifiche strutture. Per esempio il naso, ovvero le cavità nasali, svolgono molte funzioni: filtrazione dell'aria, riscaldamento dell'aria, umidificazione dell'aria, quindi principalmente filtrazione e climatizzazione del flusso dell'aria che entra nelle cavità nasali. La forma delle ossa della cavità nasale crea la turbolenza nel flusso d'aria inspirata e poi a contatto con l'epitelio del rivestimento si scalda o si umidifica. Invece delle particelle che non devono entrare più lontano del naso vengono intrappolate dalla superficie umida. Così prima di arrivare ai polmoni l'aria si filtra, si purifica, si scalda, si riscalda e si umidifica. L'anatomia aiuta a capire queste relazioni anatomiche da ogni lato e anche di essere consapevole sull'argomento. Nella prossima puntata parleremo dell'anatomia microscopica. Per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuta questa modifica e questi argomenti più approfonditi. Guardate FitBlitz ogni lunedì alle 21 sul mio canale YouTube. Vedete anche il sito web www.fitblitztv.com. Con voi era Polina Ferrari. Ciao! Il sito ufficiale del programma è www.fitblitztv.com. Seguiteci su YouTube, Instagram e Facebook o scrivete via mail per le proposte di collaborazione. FitBlitz, un programma di Polina Ferrari.